Era attesa da tempo, ma la pandemia aveva ritardato questa inaugurazione. Adesso, nell'area di sosta pubblica adiacente all'ospedale San Luca, c'è la targa intitolata al celebre compositore lucchese Marino Pratali. La cerimonia di scopertura si è svolta alla presenza del sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, del vice sindaco del comune di Capannori, Matteo Francesconi, dei familiari del compositore lucchese, oltre che dei rappresentanti dell'associazione corale Don Vittorio Landucci, promotrice dell'iniziativa, e di tutte le altre associazioni musicali del territorio. Il maestro Pratali, nato a Castelvecchio di Compito nel 1915 e morto a Lucca nel 97, è stato uno dei più amati e apprezzati musicisti e docenti del Novecento lucchese. Orfano di guerra, fu accolto all'età di 11 anni all'Istituto Artigianelli da Monsignor Simonetti e da quell'esperienza trasse la vocazione all'insegnamento. Fu maestro di Gaetano Luporini e del pianista Andrea Lucchesini. Pratali è stato un prolifico compositore di musica sacra e vincitore di premi e riconoscimenti di livello nazionale, oltre che docente di composizione all'Istituto Boccherini di Lucca. Collaborò strettamente con un altro suo allievo, Monsignor Emilio Maggiore, con il quale contribuì attivamente alla riscoperta e revisione dei tesori conservati nei ricchissimi archivi musicali lucchesi per le prime riprese in esecuzione moderna di capolavori dei membri della famiglia Puccini, Boccherini, Maggi, Angeloni, Catalani, nell'ambito della sagra musicale lucchese. Fu tra i fondatori dell'Istituto di Musica Sacra Raffaello Baralli.